legno e poi vendevano tutti questi, vendevano tutti, no? Non erano merceria, no? E potevi trovare tutto. E allora tutti erano rimasti scioccati, ma perché in quel periodo era molto difficile vivere, perché poi le famiglie veramente mangiavano solamente una patata, una cipolla. Tutti presero questa notizia un po' male di questo arrivo del re, tranne una ragazza che faceva i capelli. Ma no, ci racconto così, non è chiaro. Lei, i capelli, se li sognava di notte, se li immaginava quando guardava negli occhi le belle donne per strada, se li studiava sui giornali. Lei era l'eleganza del Giappone e la raffinatezza di Parigi. Lei era la cerimonia del tè e i negozi sui grandi boulevard di Parigi. Lei era i giardini di ciliegie in fiore in Giappone e tutto ciò che rappresentava Parigi. Il suo nome era Geisha Parigino. Suo padre, nel momento in cui la battezzò, nel lontano 1917, era innamorato delle opere, era innamorato di Madama Butterfly, ecco perché aveva chiamato sua figlia Geisha, Geisha Parigino, l'asse Roma, Berlino, Tokyo nel nome, gli alleati nel cognome. Curiosamente, Geisha Parigino abitava nell'unico pezzetto d'Italia dove non ci fossero né nazifascisti né angloamericani. Il posto perfetto se sei un re in fuga, l'occasione ideale se sei una modista e la regina alla testa scoperta.